Saluta la milizia, anzi dovrei dire saluta la milizia, anzi forse saluta la milizia o forse saluta la milizia. Perché questi sono tre modi di cui uno forse il più consueto è quello che abbiamo visto usato maggiormente in tutto il mondo. Gli altri due sono britannico e polacco per salutare in maniera militare. E però c'è una particolarità. Questo tipo di saluto militare sappiamo che ha una derivazione sicuramente che affonda le radici nel passato e soprattutto la teoria più gettonata è quella che riguarda il Medioevo, il nostro Medioevo. Ora sappiamo che il Medioevo è un periodo lunghissimo e appunto non è facile dare una connotazione ben precisa di quando è avvenuto, però sappiamo una cosa certa, che quando un signore radunava i suoi cavalieri, i suoi combattenti, i più facoltosi, chiaramente qui non parliamo dei poracci, dei contadini, quelli morti di fame, malissimo, avevano l'obbligo di presentarsi a lui, anche perché dice: ma questo chi è questo? Questo combatte con noi, ho capito, ma se sta fregando le galline, magari succedeva anche questo, però abbiate la pazienza che insomma bisogna stare attenti all'occhio. E quindi cosa succedeva? Bisognava portarsi dinanzi al signore e salutarlo in maniera pacifica e inerme, tra virgolette. E cosa si faceva dunque? Ci si presentava, magari uno era già bello armato, come qui il mio caro vecchio elmo del 1400 può dimostrare, e le cose erano due. O già indossato, quindi andiamo a indossarlo. Abbiate pietà. Vedete, qui c'è il solito perno che serve appunto per, e anche il gesto lo ricorda, per sollevare la celata. Quindi questo gesto di sollevare la celata e rivelarsi appunto al proprio signore o comunque per la figura per cui si combatteva, è gesto comune e quindi riconducibile al saluto militare. O altrimenti, semplicemente, ecco, a meno essere fuggiti dal pollaio, semplicemente portare l'elmo sotto il braccio e togliere solo in segno di riconoscimento. Questa usanza, tra l'altro, andando avanti negli anni, e sappiamo benissimo che l'utilizzo dell'armatura ci è andato ad assottigliare, non è sparito del tutto, perché pensiamo anche ai cuirassieri e all'unità di guardia a cavallo del 1800, però si è andato a mutare, quindi nella mutazione però il gesto di togliersi il cappello in segno di riverenza è rimasto e si è tramutato nel segno più semplice e molto più sbrigativo del mi rivelo con la celata alzata e quindi solamente il gesto. Ora io adesso sono tutto costretto qua nella sento storto, un disastro, ma metallo canta e su questo non possiamo che essere d'accordo. In ogni caso, questa è la piccola pillola di oggi e ringrazio tutti quanti di essere stati con me. Da me, il mio elmo e tutti i saluti vari, un saluto alla milizia e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.